io a un certo punto della mia vita ho sentito l'esigenza di dare corpo a un desiderio molto forte, quello che la musica, la mia musica fosse realmente veicolo di eccitazione e di stordimento, in qualche modo avvicina allo stordimento ipnotico, ma non che evocasse, che parlasse di queste cose, che veramente le suscitasse. Eccitazione e stordimento sono i due estremi di forme di alterazione della coscienza. Io le trovo nella musica. Trovo che se la musica non stordisce, non eccita, non è musica. La forza della musica è la possibilità di far succedere questo. Una musica che non lavori su questo, una musica che non lavori su eccitazione e stordimento, è come un incontro amoroso che non contempli la vera eccitazione, il vero stordimento e l'abbandono. Cioè, i gradini veri vanno tesi tra due estremi, il più piano possibile che è quello lì, cioè quello che è più piano di così non lo senti, e il più forte possibile che è quello che è più forte di così non lo sai fare. Dimmi, chiedimi. Facevi quel movimento Appunto. di sciogliere il Ripeto, è flusso una cosa sanguigno tecnica. qua. Se tu prima fallo e poi vediamo che cosa possiamo fare per perfezionarlo. No, sto cercando di capire come Non farti farlo male. subito. No, invece vorrei che tu lo facessi, per questo ti ho fatto partire dal piano. Vorrei che prima tu lo facessi come ti viene, per poi scoprire che cosa fare per portarlo oltre a parità di fatica. Ma come mi viene, in realtà devo un pochino intellettualizzarlo perché non l'ho mai fatto, quindi. Tu suona il più forte possibile, prima di intellettualizzarlo, suona il più forte possibile. Però adesso lo possiamo intellettualizzare, perché ora l'hai fatto e possiamo discutere di una cosa. Ho Perché io non so scoperto tu che di. non è così tanto come pensavo di poter fare. Né io né te sapevamo come tu l'avresti fatto. Cioè, comunque io istintivamente, prima di fare una roba. No, ti parlo di istinto fisico. Non Lo ti so, parlo di ma prima. istinto, non ti parlo di istinto, come dire, morale, no? Sì, Il tuo sì, istinto di reazione di fronte a una richiesta qual è? Rifletterci, ho capito, questo è anche il mio istinto. Ma ti sto chiedendo, se tu lo devi fare senza pensarci, il tuo istinto fisico che cosa ti fa fare? Perché quando poi suonerai, quello entrerà per forza in gioco e mi interessa che entri in gioco, ma non mi interessa arrivare a una cosa che magari non è il più forte possibile, ma è elegante, no? Io voglio il più forte possibile. Trovare un equilibrio tra una tecnica per non spaccarsi e l'istinto fisico che entra in ballo quando non hai tempo di pensarci. Il lavoro sulle lamiere ha avuto inizio col lavoro su Mavero. Mavero è una composizione che a tutt'oggi considero centrale in questa fase della mia ricerca. È una composizione che mi ha richiesto un tempo di elaborazione molto lungo, 9 anni per l'esattezza, dalla prima intuizione alla forma definitiva. Ed è una composizione in cui, la composizione in cui per la prima volta ho utilizzato le lamiere come perfetto strumento per la realizzazione dei principi del sistema HN.
armonico sì. Prova, proviamo la solita tecnica di pensare il suono all'indentro. Già perfette come missioni. C'è aria. Sì, è vero. Eh sì, perché evidentemente senza scaldare la voce, quella mobilità estrema, quella vibratilità estrema. Perché poi noi non abbiamo mai capito. Non abbiamo mai capito oggettivamente che cosa è dovuto. Probabilmente la vibrazione delle corde vocali senza che arrivino a toccarsi una con l'altra. Sì. Finché perché... chiaramente il laringoscopio in gola. Ma io ti porto. Ma io ti porto. Quando ho cominciato a lavorare a Mavero, avevo come nuclei principali del lavoro queste due tecniche vocali. Ci senti Francesco tu? Sì. Ne facciamo altre? Sono due estremi. Il massimo della tangibilità e il massimo della intangibilità. Mi interessava che questi due stati interiori, estremi ma simili per intensità e simili per il fatto che si manifestavano con una quantità di un livello di acusticità minimo, mi interessava che questo stato di grande accensione interna dilagasse, diventasse suono. Allora, la strada più ovvia è quella di, per esempio, nel caso del suono compresso, aprirlo, o nel caso della vibrazione minima, fargli prendere corpo. Questo era un percorso così lineare da essere ovvio. Ho allungato in mille modi il percorso e poi alla fine viene un'emissione vocale piena. L'ho allungato e ho deciso che la cosa migliore era immaginare che questo stato interiore diventasse un suono che riempisse tutta la stanza. Tutti gli strumenti musicali che provavo non riempivano la stanza. Un pianoforte viene da lì il suono, una gran cassa viene da lì. La lamiera ho pensato che potesse avere una qualità vibratoria più indefinita. E in più la lamiera mi offriva anche la possibilità, non essendo uno strumento con una sua forma, di essere abbracciata, agguantata e diventare un amplificatore dell'azione corporea con una libertà che nessun altro strumento potrebbe dare. Un violoncello
lo devi suonare da violoncello perché produca, puoi anche distorcere qua, però se a un certo punto lo abbracci, ci fai l'amore, quello fa flick 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 flick, più di flick flick non può fare, o puoi fare tante piccole articolazioni del flick flick. La mia esperienza con Dario Buccino è strettamente legata alla mia esperienza di vita a Milano. Quando l'ho conosciuto era in un momento molto particolare della mia esistenza, che seppur giovane, però comunque quell'età lì è un'età formativa. E io quindi Dario l'ho attraversato, o lui mi ha attraversato, nel momento in cui io ho formato praticamente il mio carattere professionale, diciamo pure così. Facevo classica, ho conosciuto lui, lavorato per molto tempo insieme, ho smesso di fare classica. Dario ha concepito un complicato congegno di riconoscibilità visiva e immaginativa, che in realtà è complicata come possono essere complicati certi disegni infantili, è complicata come l'intuizione. Forse in un primo momento mi dispiaceva di fare, tra virgolette, così poco. No, rispetto a quello che facevo prima. E poi in realtà, ecco, non lo so, è come se sentissi che andava bene così. Abbiamo provato tantissime cose, proprio tantissime, tantissime, tantissime. Poi non lo so, saranno state questi suoni, queste vibrazioni nascenti che erano già di per sé così un universo, era un lavoro di Cesello.